La parola lavoro a Napoli non esiste. A Napoli lavoro si dice a fatica e vado a lavorare si dice vaga a fatica. Quello non lavora si dice chi non fatica e lui ha perso il lavoro si dice chi l'ha persa fatica. Il lavoro a Napoli è sostanzialmente fatica perché la vedi, te ne accorgi nei volti di chi lavora veramente. È come una cosa legata all'idea del sudore, della sofferenza, di uno sforzo. È una cosa necessaria ma non facile, è una cosa dura. Ti fa mettere la sveglia presto al mattino, ti fa uscire di casa, ti stanca, ma ti permette anche di portare il pane a casa, come diciamo noi. Il lavoro a Napoli è fatica, ma è pure libertà. Ora, l'altro giorno ho letto distrattamente una notizia che mi ha colpito molto. Il Cardarelli, che è il più grande ospedale di tutto il sud Italia, ha indetto un concorso per 80 persone. Servono 20 infermieri e 60 operatori sociosanitari. Ed è una buona notizia, perché finalmente c'è un concorso e delle assunzioni dopo anni di emergenza e di barelle nei corridoi. La notizia però mi ha colpito molto per un altro motivo. A questo concorso per 80 persone hanno partecipato 16.000 persone. Sono arrivate cioè 16.000 domande di gente che voleva trovare fatica. E la frustrazione di quelle migliaia di persone che fanno la guerra per trovare un posto di lavoro è una cosa vergognosa, non è degno. Non si stanno mettendo in gioco, si stanno umiliando. Tra levatacce, file interminabili, test, colloqui, ricorsi in tribunali e la guerra tra i poveri, che alla fine è una fatica stanno cercando, ma sono solo 80 posti questa volta, altre volte pure di meno. Ed è così ogni volta che si indice un concorso nella pubblica amministrazione, perché nel pubblico impiego sono decenni che non si assume più nessuno. La situazione è così grave che nei prossimi 3 anni nella pubblica amministrazione ci sarà un vuoto di pianta organica di oltre 400.000 lavoratori pubblici, perché molti andranno in pensione e nel frattempo nuove assunzioni non ci sono state. Così non solo negli uffici pubblici c'è poco personale, stanco e anziano, che manco sa usare un computer, ma va bene, ma il problema è che se non assumeremo presto migliaia di nuovi giovani, nei prossimi anni non ci sarà nessuno in grado di trasmettere loro il know-how necessario. L'età media dei lavoratori nella pubblica amministrazione sul piano nazionale, infatti, è di 54 anni, in Campania, invece, che è la mia regione, l'età media è di 56 anni. Pensate che più del 40% dei lavoratori della pubblica amministrazione in Campania ha più di 60 anni. E questa è una vera e propria emergenza, almeno per 3 motivi. Uno, con personale così anziano e così sottodimensionato, i servizi pubblici non funzionano. È semplice. Ci sono sempre ritardi e inefficienze e l'impressione è sempre la stessa. Che lo Stato, invece di essere padre e di accogliere tutti, sia diventato un mostro che ti chiede sempre più soldi, sempre più sacrifici e sempre più burocrazia senza darti nulla in cambio. Due, se i dipendenti pubblici sono così anziani, la pubblica amministrazione non è in grado di innovarsi e di utilizzare le nuove tecnologie per semplificare la vita dei cittadini. Così magari eviteremmo quelle giornate buttate in fila ad aspettare anche solo per pagare una bolletta che già non è che ci faccia giusto piacere. 3. In Italia, lo diciamo sempre, la disoccupazione giovanile è elevatissima e, secondo i dati Svimez, 800.000 giovani vanno via dalla propria terra per trovare un lavoro. Ora, magari detta così non si capisce bene la gravità, ma il fatto è che mancano infermieri negli ospedali, gli assistenti sociali nei comuni, mancano gli autisti dei pullman. Vabbè, qua a Napoli mancano anche proprio i pullman, ma questa è un'altra storia. Mancano spazzini, giardinieri, fognatori. Manca cioè tutto ciò che renderebbe lo Stato padre, capace di accogliere i suoi ragazzi e di consentire ai giovani di non scappare dalla propria terra, ma di poter rimanere qui a lavorare a fianco alle persone che amano, anche se con fatica. Assumere migliaia di giovani nella pubblica amministrazione non è solo necessario per rendere lo Stato degno e produrre dei servizi di qualità, ma è soprattutto un modo per evitare che migliaia di giovani continuino ad andare via dalla propria terra. Il lavoro al sud è già fatica. Se poi diventa una fatica anche trova fatica, beh, poi è un casino.